Story Time. Evoluzione Radio. Appassionati di storie e racconti, bentornati nel salotto di Storytime. Prima di iniziare vi invito, come sempre, a seguirci sui nostri canali social, Facebook, Instagram e LinkedIn, per rimanere aggiornati sul nostro mondo. Ed ora, pronti ad entrare nel vivo del racconto del nostro Matteo Garza. Ciao Matteo, come stai? Bene, grazie mille. Grazie a Storytime per questa opportunità. Ma grazie a te di essere qua quest'oggi a raccontarci la tua storia, una bellissima storia fatta di duro lavoro, ma soprattutto grande passione. E allora non aggiungo altro. Va bene. Lascio a te la parola. Raccontaci bilancio, tanto allora. Chi sei e di che cosa ti occupi. Va bene, innanzitutto, come avete capito, mi chiamo Matteo Garza, classe 1987. Di giorno faccio un po' il programmatore, il padre e il marito. Di notte mi metto una bella maschera da boomer e porto a conoscere un po' di videogiochi, di gaming. Principalmente videogiochi, quello che si può dire, vecchi, quindi dell'inizio degli anni 90 fino agli anni 2000 genericamente. E allora tra poco ci torniamo al presente, ma facciamo un passettino indietro nella tua storia, andando anche un po' ad indagare come nasce in te la passione per il gaming. Ovviamente nasce nella giovane età, in cui si inizia con i videogiochi. Ho iniziato prima con un Atari 2600, che è una console che ha un bel po' di anni sul groppone, per poi andare verso il gaming, principalmente sul computer, i primi computer, e quindi 486, Pentium, eccetera, eccetera. Comunque, bene o male, inizio a appassionarmi anche a qualche genere specifico, e soprattutto ai pixel grossi che si vedono sullo schermo, che quelli proprio fanno, è talmente tanto bello che li fanno ancora adesso, anche se ormai sono passati di moda. Fantastici. Ma ti ricordi proprio il primissimo gioco al quale hai giocato? Allora, il primissimo gioco al quale ho giocato era un gioco al quale era meglio non avrei dovuto giocare, perché era un pelino violetto, diciamo così, ed era un platform, quindi un gioco tipo Super Mario, in cui un signore con un cappello doveva entrare in una casa degli orrori armato di fucile e ci doveva cercare di liberare sua figlia mandando via tutti quei mostri. Cosa particolare era che il gioco si chiama Dangerous Dave and the Haunted Mansion, qualcosa del genere, Dangerous Dave 2, e la cosa particolare è che il personaggio, quando passava miglior vita, e capitava abbastanza spesso, si vedeva una bella clip inquietantissima, soprattutto per il giovane Matteo, che vedeva appunto vedere questo personaggio spirare tra atroci dolori. Quindi, fantastico, qualunque altro bambino sarebbe scandalizzato, impressionato, sarebbe andato per anni in terapia. Invece il nostro Matteo ha deciso di appassionarsi ancora di più a quel genere, ancora di più a quei giochi, fino ad arrivare al giorno d'oggi. Raccontaci un po' chi è Matteo oggi, cosa fa. Allora, Matteo oggi, come dicevamo prima, lo fa di giorno, fa il programmatore, fa il marito, il padre, e la sera si mette ogni tanto, un lunedì di solito, il venerdì, a fare una diretta di un qualche videogioco vecchio. Abbiamo iniziato durante la pandemia, poi abbiamo aperto prima un canale Twitch, un canale YouTube e un profilo Instagram, appunto per tenere aggiornati chi volesse appunto sapere i prossimi giochi con cui avrei avuto a che fare. Concentrandomi in particolar modo magari su quelli un po' più oscuri, un po' più sconosciuti, perché Super Mario lo conoscono tutti. Certo. Noi andiamo a vedere un po' su quelli un po' più curiosi e magari un po' più strampalati. Per esempio, una sera mi ero messo a andare a giocare. No, in realtà l'avevo proposto a un mio amico, poi lo porterò. Il videogioco promozionale della seconda punto, praticamente. Wow. Era una sorta di gioco dell'oca con tanti minigiochi al suo interno. Gioco che ormai penso non si ricorda più nessuno, ma aveva il suo perché. Per una serata tra amici potrebbe andare bene. Piuttosto che altri videogiochi che si potevano giocare in più giocatori via email. Urca. Uno fa la partita, ok, queste sono le mie mosse, le manda via mail tipo scacchi, poi l'altro, quando legge la casella di posta, risponde. Le partite ovviamente duravano più o meno 2 settimane e mezzo, però al suo perché. Ecco, tra i tanti giochi a cui hai giocato, tanti giochi che hai presentato anche al tuo pubblico, ce n'è uno magari che invece ricordi con maggior gioia, perché ti senti un po' il padre scopritore di quel gioco particolarmente bello?
Allora, padre scopritore, oddio, ho un po' di giochi che porto nel cuore, soprattutto quelli alla, quelle, alla quale ero legato quando ero con, all'infanzia. Uno in particolare sono abbastanza legato in realtà per delle attività assieme ad altri, ad altre persone. Io collaboro per esempio con dei podcast e un gioco a cui sono particolarmente legato, che è stata la mia prima puntata di podcast, era stata la serie di Command & Conquer, che è una, sono degli strategici in tempo reale. Ora mi sembra che sta per uscire un nuovo, una nuova puntata per mobile, però noi andiamo a vedere, abbiamo visto tutta la storia in due puntate in un podcast che si chiama Game Revs, che è una, è sia podcast che sito internet in cui chiunque può iscriversi e chiunque può scrivere una recensione di un proprio videogioco, quindi si può, è fatto apposta per gli appassionati e mi ci sono lanciato, pian pianino sono sempre entrato a far parte di questo gruppo di persone molto divertenti, molto, anche molto competenti, benché ci, quando iniziamo iniziamo a fare chiacchierate proprio in allegria e ci prendiamo in giro dall'inizio, dall'inizio alla fine, ma e in particolar modo sono legato appunto a questa serie di giochi che adesso, e tra l'altro avevano tutti dei filmati abbastanza particolari tra una missione e l'altra, e comunque andate lì a riscoprire, qualcuno mi sembra sia ancora liberamente giocabile, altri dovete acquistarli. Chiarissimo. Mi fido di voi. Assolutamente. E allora parliamo anche un po' della tua pagina RetroCoach 16, ecco, raccontaci un po' quali sono i contenuti che dunque porti. Allora, io sostanzialmente ho un filone chiaro quando porto dei contenuti su Instagram, che è metto quello che mi pare, sostanzialmente. Allora, ho iniziato con qualche recensione breve, ogni tanto pubblico anche in inglese, perché giusto per vedere se c'è qualche appassionato anche al di fuori del nostro paese, o magari metto delle piccole clip delle, delle dirette, metto qualche annuncio. Principalmente per appunto metto le notifiche se sto andando, sto per andare in diretta, quindi magari la, la diretta del lunedì piuttosto che la diretta del venerdì le annuncio prima su Instagram. Ogni tanto chiedo anche che contenuti si vogliono vedere, quindi magari che gioco particolare tra una scelta, tra una certa scelta quale portare. E questo è quanto più o meno. Quindi ci siamo, per esempio, videogiochi, che ne so, gli ultimi Monkey Island, per esempio, abbiamo portato e quindi abbiamo fatto pubblicità su Instagram, abbiamo fatto qualche recensione su quel canale. Ho portato su YouTube tutta una serie di un gioco che è durata pochissimo, ci ho messo un anno tra tutte le registrazioni e ogni tanto le puntate le mettevo anche su mettevo magari qualche punto su, certo, sulla pagina Instagram, mettevo magari la proposta, visto che nel gioco si potevano personalizzare alcune cose, detto, mettete il vostro nome per esempio, e quindi un po' di interazione. C'è anche, esatto, insomma, c'è anche tanta interazione. Allora Matteo, parliamo anche in conclusione di quelli che sono i tuoi progetti per il futuro, i tuoi obiettivi, insomma, cosa bolle in pentola per i prossimi mesi? Allora, per i prossimi mesi sto pensando un attimo di mettere in pausa le dirette per vari eventi personali belli che stanno per arrivare e concentrarmi magari su qualche contenuto un po' più offline. Per esempio, magari adesso ho iniziato recentemente un tutorial di un gioco che potete scaricare gratuitamente, che si chiama OpenTTD, che riguarda per esempio il settore dei trasporti. Un gioco abbastanza carino che si scarica liberamente, è facile più o meno da giocare, ma ci sono alcuni argomenti che vanno trattati nello specifico, quindi magari o qualche tutorial di questo tipo o qualche magari qualche gioco da portare all'inizio e alla fine. C'è un gioco che ha realizzato recentemente un mio amico che si chiama Case Destiny, che vorrei portare prima o poi anche quello sul canale, piuttosto che fare altre collaborazioni con anche altri miei amici tra che vengono più o meno da tutta Italia, che ho conosciuto tramite podcast o tramite canali Telegram, così. E vorrei fare magari delle dirette con loro. Ho fatto delle dirette con per esempio Vince Curvin, che è un appassionato di videogiochi di corsa. Ho fatto delle dirette
con io uso i nomi d'arte poi, certo, con Magnum CDI, abbiamo fatto retro di giochi, lui è particolarmente esperto di giochi molto oscuri che non conosco neanch'io, quindi ogni tanto portiamo anche queste cose. Andrò a concentrarmi magari un po' più sui podcast, insomma qualche cosa che si può fare nei tempi liberi, perché da qui in avanti per vari eventi personali i tempi liberi saranno sempre più ristretti e pianificarlo sarà sempre un po' più dura, però. Assolutamente. Beh, intanto per chi volesse seguirti in tutto ciò che fai o appunto contattarti per qualche collaborazione, diamo i tuoi contatti, li troviamo come già detto su Instagram e YouTube come RetroCoach16. E allora Matteo, è stato davvero un grandissimo piacere averti con noi nei nostri studi, un grandissimo in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti futuri e alla prossima. Grazie a voi per avermi seguito, grazie a Storytime e a presto. Ciao. Storytime, Evoluzione Radio.